happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Abbiamo bisogno di te! Beata la donna che ti ha generato e allattato! Beato piuttosto chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, come anche noi perdoniamo a chi ci ha offeso. Fa che non cadiamo in tentazione, ma liberaci dal male. Nelle Sacre Scritture, Dio dichiara che il Messia sarebbe venuto per essere il Salvatore del mondo. La vita di Gesù prova che Egli è proprio colui del quale avevano parlato i profeti. Isaia profetizzò che la giovane avrebbe concepito e partorito un figlio. Alcuni secoli dopo, la nascita di Gesù adempì questa profezia. Le Sacre Scritture dichiaravano che il Santo Nascituro sarebbe stato chiamato il Figlio di Dio e che il miracolo della nascita virginale sarebbe avvenuto grazie all'intervento spirituale dello Spirito di Dio. Questo significa che Gesù sarebbe stato chiamato in senso spirituale il Figlio di Dio. Possiamo vederlo nella sua vita. Ha guarito gli ammalati, perdonato i peccati, ha riportato le persone a Dio e ha promesso loro un posto nel suo regno eterno. Ha offerto se stesso come sacrificio per il peccato al loro posto. È risorto e ha vinto la morte, secondo il piano di Dio. Gesù ha detto: «Nessuno mi toglie la vita. Sono io che la depongo di mia propria volontà». La vita di Gesù ha adempiuto gli scritti dei profeti e così dimostra la verità della sacra parola di Dio. I profeti avevano scritto: «La parola di Dio è perfetta, essa dura in eterno». Gesù stesso ha detto: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Gesù è venuto per donarci la vita in tutta la sua pienezza. Ma quando l'uomo ha disubbidito a Dio nel giardino dell'Eden, ha scelto la propria via
e le sue azioni lo hanno separato dal Creatore. Le Sacre Scritture dichiarano che tutti hanno peccato e che il salario del peccato è la morte. Si tratta della morte spirituale, cioè della separazione eterna da Dio. Ma come Dio ha provveduto un montone che morisse al posto del figlio di Abramo, allo stesso modo ha mandato Gesù il Messia perché morisse al posto nostro. La sua vita, morte e risurrezione ristabiliscono la relazione tra Dio e tutti coloro che credono in Lui. Ora, coloro che seguono Gesù non solo sono perdonati per i loro peccati, ma sono anche salvati dal giudizio eterno di Dio. Hanno la certezza di andare in paradiso e di vivere con Lui per sempre. Gesù offre ad ogni individuo la vera vita, che è la libertà dalla colpa e dal potere del peccato. Questo non vuol dire seguire una religione, ma scegliere di avere fede in Gesù, che dice: «Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui». Ciò significa che dobbiamo tornare a Dio e credere che Gesù possa entrare nella nostra vita per perdonare i nostri peccati e trasformarci in ciò che Lui vuole che siamo. Non basta conoscerlo con l'intelletto, né sentirlo con il cuore. Bisogna che lo riceviamo con un atto volontario di fede, che dica sì alla sua grazia. Quando una persona è pronta a seguire Gesù, può rivolgersi a Lui con una semplice preghiera. Forse sei pronto ora a donare la tua vita a Dio. Se è così, puoi in silenzio far tua questa preghiera. Signore Gesù, ho bisogno di Te. Ti ringrazio perché sei morto sulla croce per i miei peccati. Confesso i miei peccati e mi pento. Ti apro la porta della mia vita e ti ricevo come mio Salvatore e Signore. Grazie per aver perdonato i miei peccati e per avermi dato la vita eterna. Fa di me il genere di persona che Tu vuoi che io sia, ora che ho scelto di seguirti. Amen. Gesù disse a proposito dei Suoi discepoli: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono». Per sperimentare la vita abbondante che Gesù ha promesso, coloro che lo seguono parlano con Dio ogni giorno e leggono o ascoltano la Sua parola. Inoltre, parlano ad altri di Lui e si incontrano con coloro che lo amano e lo seguono. Non dimenticare la Sua meravigliosa promessa: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».